La metamorfosi dell'anima attraverso l'arte terapia sono le opere del centro diurno del Dipartimento Salute Mentale, le protagoniste dell'esposizione allestita nel Palazzo della Provincia di Arezzo. Metamorfosi, è ovvio che si parla di un processo di cambiamento e di trasformazione, no? La trasformazione è attraverso l'arte, attraverso l'uso di strumenti e di un campo d'arte, però si fa riferimento ad una trasformazione interiore. È il momento virtuoso in cui la persona incontra l'arte attraverso misurarsi in questo campo, poi attua anche un percorso profondo dentro se stessa. Gli utenti del centro hanno realizzato numerose opere artistiche che sono state raccolte in questa mostra che a 40 anni dalla legge Basaglia vuole essere un omaggio allo psichiatra, quale pioniere e convinto sostenitore dell'arte terapia. Le metodiche tradizionali non sono sufficienti per esprimere, per curare ed esprimere, permettere di esprimere al paziente se stesso. Quindi questa mostra comincia a nascere nel 2016, ma con un percorso precedente che vede nella foto arte terapia una metodica di espressione e di cura del paziente sofferente. L'esposizione sarà visitabile sino al prossimo 18 novembre.